Grazie Presidente, grazie a lei Ministro per il suo intervento. Innanzitutto per aver voluto collocare questo intervento che lei ha voluto oggi concentrare sul PNRR, poi vedremo quelle che saranno invece le linee guida del suo Ministero su questo piano di investimenti, il Next Generation EU, per ridefinire l'Unione Europea. Anche per noi questo è il senso politico di questo intervento e questo piano di investimenti serve anche a porre le basi per un nuovo modello di sviluppo europeo ed italiano nelle nostre intenzioni e lavoreremo per questo, per fare in modo che al centro di questo nuovo modello di sviluppo ci sia la scuola, l'investimento sulla cittadinanza, sul capitale umano, perché sappiamo che le società forti e coese sono quelle che fanno grandi investimenti in istruzione pubblica e ovunque nel mondo le società che crescono a livello economico, occupazionale, sono quelle che fanno grandi investimenti nell'istruzione pubblica. C'è un nesso fortissimo tra investimenti nella scuola e investimenti per il sistema paese. Quindi tutto questo non è qualcosa di settoriale, riguarda il futuro del nostro paese nella crisi così dura che viviamo. Innanzitutto la capacità di tornare a fare della scuola lo strumento dell'ascensore sociale, dell'emancipazione e quindi della crescita economica in un momento in cui il diritto alla competenza per le nuove generazioni, per ogni singola ragazza o ragazzo, è fondamentale per il diritto al lavoro e a realizzare il proprio progetto di vita. Noi la pandemia non ci consegna solo una grande crisi economica e una grande crisi sociale, ma una enorme crisi educativa ed è quella che noi stiamo affrontando. Il Covid ha evidenziato ed ingigantito limiti strutturali del nostro sistema scolastico che avevamo già prima e che lei ha sottolineato insistendo molto nella sua relazione sui divari sociali e territoriali. E noi sbaglieremmo tutto se intervenissimo in questa fase con soli interventi emergenziali, tampone, e non invece con interventi strutturali, perché noi sconfiggeremo la pandemia quando avremo Saltola. posto le basi per un sistema appunto che colpisca le cose che non funzionano. Io penso che la parola d'ordine per noi sia rilanciare la scuola dell'inclusione e fare in modo che sia un sistema scolastico che appunto riesce a sanare i divari territoriali, i divari sociali. Prima della pandemia erano più di 1.300.000 i bambini che vivevano in famiglie in povertà assoluta. Oggi, durante la pandemia, quei numeri si sono ulteriormente drammatizzati e da questo bisogna partire, dai bisogni degli studenti. Su questo, Ministro, io penso che noi dobbiamo mettere a tema, insieme a questi investimenti, anche la principale delle riforme strutturali, cioè trovare investimenti per un cambio che può essere rivoluzionario per il nostro sistema, eppure semplicissimo, cioè ridurre il numero degli alunni nelle classi. Questo è quello che permette di centrare i bisogni degli studenti, questo è quello che permette di aumentare il numero delle classi, reinventando gli spazi. Il tema delle infrastrutture sociali si perde senza il tema delle infrastrutture materiali, quelle edilizie e quelle digitali su cui lei ha insistito. Aumentare il numero dei plessi anche in quei territori svantaggiati, di entroterra, laddove i tagli di questi anni li hanno tolti e noi dobbiamo invece reinsediarli. Se facciamo questo, noi sappiamo, e concludo Presidente, che dovremo aumentare il numero dei docenti e questo è quello che serve. Perché serve per andare incontro ai bisogni degli studenti e del nostro sistema paese avere più docenti, una nuova leva di docenti, puntare su innovazione della didattica, puntare sul potenziamento del tempo scuola,
del tempo pieno, della scuola 0-6 anni, come è stato detto, e mettere a tema un contrasto assoluto del precariato, un precariato che ci trasciniamo in maniera insostenibile, che è nemico della qualità dell'insegnamento, della continuità didattica e quindi dei bisogni degli studenti, che è un problema per il sistema paese, non solo per migliaia di precari che vedono mortificata la propria professionalità per un sistema ingiusto. Abbiamo bisogno di procedure immediate, semplificate per la stabilizzazione dei precari storici, e abbiamo bisogno di una riforma strutturale del reclutamento che riattivi i percorsi abilitanti che oggi sono una chimera. Ecco, penso, Ministro, che le cose che lei oggi qui ha sottolineato, il lavoro del nuovo governo, possa su questo arrivare da subito a risultati importantissimi per il nostro sistema paese, per l'Italia e per l'Europa. Grazie.